Dicevo, la sua ira santa e la sua giustizia sono il suo intervento nel mondo in questo momento, dove attraverso degli atti anche violenti in realtà lui persegue il raggiungimento di un equilibrio che salvaguardi il destino dell'umanità. Che salvaguardi il pianeta Terra e salvaguardi il destino dell'umanità racchiuso in un numero specifico di persone sparse in tutto il mondo e che appartengono a tutte le religioni, anche atei, laici, ma che sono giusti. Cioè che hanno pensato tutta la loro vita a dedicarsi al prossimo, alla giustizia, e tutte le persone che sono all'evoluzione state dell'umanità. In funzione dell'umanità, tutte le persone uccise, da Falcone e Borsellino, al nostro martire Pablo Medina, e le persone a rischio di vita oggi, che siano magistrati, servitori, sacerdoti, giornalisti, a rischio di vita oggi, che servono il prossimo cercando la giustizia, sono eletti. E più eletti sono, più loro sono umili, che si sentono gli ultimi, che si sentono sempre, speriamo che Dio pensi anche a noi, perché sono umili, sono i migliori. Invece quelli che noi, a volte noi pensiamo di essere eletti perché abbiamo conosciuto un messaggio, un percorso, ma siamo a casa, ripeto, scusate, col sederino seduto, e tanto c'è Tizio che lo fa, tanto c'è Caio che lo fa, e io sto qui ad osservare, Dio sarà implacabile con te, ma proprio implacabile, perché proprio tu che sapevi dovevi dare più degli altri. Ecco, questo è un avviso che io do a me stesso, quindi non è che ho problemi, il discorso vale prima per me, però ve lo devo dire, non ve lo posso nascondere, che se voi non darete la vita, visto che conoscete i messaggi al prossimo e alla giustizia, Dio vi farà soffrire, ve la fa pagare cara, e io che lo conosco ve lo dico, perché lui mi ha detto che ve lo devo dire. Quindi dici, tu mi puoi chiedere, ma allora ci minaccia Dio? Sì, perché non ti può minacciare Dio. Certo. A te non ti deve minacciare nessuno, né gli uomini né tuo fratello Giove, ma Dio ha il diritto di minacciarti. Beh, anche Cristo minacciava. A cavolo, soprattutto additava Cristo. Il potere, accusava. Quindi, il cosa popolo. Io cosa devo dirvi? Sono 30 anni che vi dico che prima o poi si scatena, prima o poi si scatena, prima o poi si scatena, e non pensate che si scatena contro Berlusconi. Magari a lui lo lascia vivere fino a 160 anni perché lo ha abbandonato. Si scatena contro di noi, facendoci ammalare, facendoci soffrire, facendoci milioni di sofferenze per cambiare. Perché la salvezza non è la vita quotidiana e stare bene. La salvezza è nello spirito. Cioè Dio vuole che ti salvi lo spirito. Poi se ti può mettere alla prova anche facendoti vivere sotto il ponte con i barboni, col fuoco lì, magari stavi bene, vedi, io sono vestito bene, sono benestante, no? Per tutti sono benestante, non mi manca niente, ma io, se Dio mi manda sotto il ponte, non lo tradirò mai. E così dobbiamo fare noi. E tutto ciò che ci viene messo a disposizione da Lui lo dobbiamo mettere al servizio della sua causa, non della nostra causa. Perché a volte noi pensiamo che la causa che stiamo servendo la vuole Dio. Falso! È la causa che ci piace a noi perché stiamo bene. Invece la causa che vuole Dio è dove noi soffriamo e diamo gioia agli altri e noi goderemo nello Spirito. Se noi la pensiamo così, è un invito anche a tutta la confraternita, oltre che ai tuoi spettatori, ma se noi la pensiamo così e agiamo, Dio ci perdona tutti i peccati, certo. Tutte le debolezze, perché ne abbiamo un mare di debolezze, ma se noi la pensiamo così, non solo ci perdona tutti i peccati, ma non ci fa mancare niente. Ti serve l'aereo supersonico che va a 8.000 km all'ora? Te lo dà gratis, te lo fa trovare, ma devi essere disposto ad andare a piedi da qua a Mosca con i sandali per lui. Se lo fai, lui ti fa arrivare l'astronave, manco lo stealth che è obsoleto, l'astronave, di miglia ti mette là sopra. Questo è il segreto del Padre, io l'ho sperimentato sulla mia carne.
The Bongiovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità.